che buono! Mamma, ma che cosa sta bevendo quel bambino? Sta bevendo un succo di frutta. E come si fa il succo di frutta? Il succo si ottiene spremendo forte forte i frutti. E i frutti da dove vengono? I frutti maturano sui rami degli alberi. Gli alberi crescono in campi chiamati frutteti, dove sono tutti allineati in lunghe file, così che i trattori ci passino in mezzo e aiutino gli uomini a nutrirli e a curarli. Quando sono ben maturi, i frutti sono raccolti dagli alberi e vengono caricati su grandi carri. I trattori li portano all'interno dell'azienda agricola, dove si spremono i frutti per ottenere il succo. E come si fa a far crescere bene gli alberi? Gli alberi piccoli vengono piantati in lunghe file e il loro nutrimento è la luce del sole, l'acqua e l'aria. È poi importante curarli bene, con diverse macchine speciali che vengono collegate ai trattori, come ad esempio quelle che gli forniscono altro nutrimento. Per farli crescere con la forma desiderata, si usano invece le macchine che tagliano i rami cresciuti troppo. Infine, per proteggerli dalle malattie, si spruzzano delle medicine e poi si aspetta che la frutta maturi. Tra l'altro, con la frutta non si fa solo il succo, ma anche buonissime marmellate e tanti altri prodotti. E come fanno i frutti a crescere sugli alberi? I frutti nascono dai fiori. Le api si nutrono del nettare che si trova dentro i fiori. Viaggiando da un fiore all'altro, le api trasportano il polline che serve per la crescita dei fiori. A questo punto, i fiori man mano si trasformano in frutti, che poi maturano e diventano succosi, dolci e gustosi. Yuppi! Ho capito tutto e vado a raccogliere un po' di frutti.